Eccomi, scusate, ma abbiamo ricevuto dei messaggi che ci dicevano che il video era bloccato, quindi non funzionava la diretta e mi dispiace tantissimo perché non si riusciva a sentire quello che stavo dicendo. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a questa rubrica che si intitola Un sorriso nel dolore. Questa è la seconda diretta Instagram che facciamo. Perché Un sorriso nel dolore? Perché Un sorriso nel dolore è la rubrica che io ho da più di 10 anni sul settimanale Chi. Il settimanale Chi lo conoscete tutti, questo è il numero che avrete trovato in questi giorni in edicola, diretto da Alfonso Signorini, che io saluto sempre e ringrazio sempre per la grande opportunità che mi ha dato con questa rubrica. Ecco, in questa rubrica cosa faccio io? Racconto cosa accade nella vita di tante persone, soprattutto ricevo tantissime lettere di persone che raccontano la propria esperienza, la propria battaglia con una malattia, la battaglia con la propria salute, la propria famiglia, insomma, racconto storie di sorrisi nel dolore, ce ne sono tantissimi. Settimana scorsa ho ricevuto tantissime lettere vostre che apprezzavano la storia di Chiara. Ho raccontato nel numero 15 in edicola 2 settimane fa, appunto, di Chi ho raccontato la storia di Chiara. Chiara è una ragazza che è cresciuta con dei genitori, con una madre con un disturbo mentale, una madre che le ha reso sicuramente la vita molto difficile. Lei mi ha raccontato di essere diventata madre di sua madre. Di essere cresciuta veramente con grandi difficoltà. E mi ha raccontato anche di aver trovato grande aiuto in un'associazione, l'associazione Comip. Ed è per questo che io poi mi sono informata, ho voluto conoscere da vicino questa associazione, come spesso faccio quando non conosco un'associazione, mi piace andare proprio in contatto diretto con queste persone e chiedere la possibilità di conoscerle. E infatti ho parlato a lungo con Stefania Buoni. Stefania Buoni è la presidente e cofondatrice dell'associazione Comip, che tra poco si collegherà con noi. Io aspetto che lei si palesi, mi faccia una richiesta in modo che si possa collegare con noi e possiamo fare una chiacchierata con lei proprio sulla storia di Chiara, ma in generale sulle storie dei figli di genitori con disturbo mentale. È un tema molto delicato e soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19 credo che sia ancora più importante parlarne. Per cui Stefania, io ti sto aspettando quando ti vedo comparire tra le persone. Ringrazio Hermes che ci sta sentendo. Ciao Hermes, ciao Silvia, sì, ciao Petrosino, ciao a tutti. Vediamo se riesco a connetterti io, Comip Italia. Vediamo. Dovrei averti chiamata io. Eccoti qua. Eccola. Arrivata Stefania. Ciao Stefania, benvenuta Ciao. e grazie di essere qui con noi per Un sorriso nel dolore. Grazie a te, sono molto emozionata, anche perché è la mia prima diretta Instagram, quindi sono felice di inaugurare questa cosa con Va te. benissimo, bene, sono molto contenta. Senti, io stavo anticipando il tuo arrivo, raccontando che tu sei la presidente, la cofondatrice di Comip e magari se ci racconti nello specifico che cos'è questa associazione e perché è nata. Allora, questa associazione è la prima in Italia che si occupa di figli di genitori con disturbo mentale dal punto di vista di chi è figlio. Esistono tantissime associazioni, ma la nostra è la prima creata da figli per altri figli. E è nata, diciamo, non a caso il 20 novembre 2017, in una data che abbiamo scelto perché è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, essendo il nostro ambito molto invisibile ancora a causa dei tabù, della vergogna e dello stigma che concerne la salute mentale, abbiamo voluto proprio festeggiare la nascita dell'associazione in quel giorno per rimarcare che anche i bambini e adolescenti che vivono in famiglie dove c'è una fragilità psichica genitoriale hanno diritto, diciamo, di essere sostenuti. Anche se non possono chiedere aiuto in primis, perché molto Certo. spesso un bambino adolescente non sa neanche dare un nome a quello che accade. Allora, noi che siamo stati bambini e adolescenti, oggi adulti facciamo questo per quelli che siamo stati e per quelli che verranno.
E quindi nasce così. In realtà però il mio attivismo in questo campo è ben precedente. Io nel 2010 ho iniziato proprio una ricerca online per aiutare i miei genitori in altre lingue. Sono andata su internet, cercavo informazioni. L'illuminazione ce l'ho avuta su internet, su un forum di figli, di adulti, che si raccontavano loro. Quindi non era più la malattia del genitore in quel momento al centro, ma c'era come un figlio l'aveva vissuta in varie fasi della sua vita, quindi anche nell'età adulta. E lì ho avuto un momento di commozione profonda perché tanti atteggiamenti, tanti anche lati caratteriali che credevo fossero una mia prerogativa erano delle modalità per reagire a una situazione difficile, Hai nel trovato positivo e nel qualcuno che negativo. poteva capire cosa stavi provando? È stato veramente commovente, ho pianto tantissimo e ho come se mi si fosse aperto un mare dentro, che però poi ci sono voluti molti anni per elaborare, quindi è un percorso che continua ancora. E lì mi sono detta, vorrei farlo per l'Italia, però c'era il problema, e c'è tuttora, che la mia famiglia comunque giustamente vuole e ha diritto alla sua riservatezza, per cui tu che non hai direttamente il problema, ma il problema è una cosa che riguarda la salute di un'altra persona. Tu per Certo. amore di quella persona non vuoi darle un disagio e quindi come fare? Ci ho messo un po' di anni per trovare un equilibrio tra questo bisogno di dare voce a noi figli, ma anche non far male a chi comunque non vuole che si renda pubblica una situazione in una società che ancora non è pronta ad accoglierla come vogliamo. E quindi in questi 7 anni sono successe moltissime cose che poi mi hanno portato a far nascere questa associazione insieme ad altri figli in gamba che mi aiutano. Beh, hai fatto molto bene perché questa associazione è molto importante ed è un punto di riferimento per le persone che come te vivono una vita sicuramente non facile. Io parlo di Chiara che appunto tu conosci, Chiara ci ha scritto, ci ha raccontato la sua battaglia, ci ha raccontato di un'adolescenza dove c'era sempre buio in casa, dove sua mamma stava in un letto e dormiva, dove non le preparava neanche il pranzo per quando tornava da scuola, dove lei si è trovata a un certo momento addirittura a scegliere di finire le scuole, il liceo da privatista proprio per essere più presente a casa ed essere d'aiuto. Ecco, immagino che tu senti tantissime storie perché l'associazione ne riceve tantissime. Ecco, Chiara a parte, c'è in questo momento di emergenza Covid-19, ci sono delle storie, cosa state facendo voi, soprattutto in questo momento di emergenza, per i vostri associati? Allora, quello che noi in questo momento facciamo, l'idea iniziale è come fare in un momento così serio per tutti noi, ad aiutare chi già normalmente è quasi, non dico in ultima posizione, ma quasi. Perché diciamo, il problema della salute mentale è un problema che da anni abbiamo in tutto il mondo, non soltanto in Italia, c'è un dislivello sia nella percezione che abbiamo noi cittadini della salute mentale, che viviamo come qualcosa di distante da noi e che riguarda solo chi già sta male. Quindi noi abbiamo un po' paura, no? Di questo, perché non se ne parla in maniera aperta e serena. E questo crea a cascata tutta una serie di ripercussioni anche economiche, perché si investe di meno in qualcosa che viene percepito come meno importante. Questo in un momento di pandemia è ancora più grave, perché ci sono servizi che erano già al collasso precedentemente e adesso stanno avendo dei problemi ulteriori. E questo ovviamente per una madre o un padre che non stanno bene, e chiaramente ricade anche sui propri figli. Quindi è molto difficile, diciamo, in questo momento fare qualcosa di concreto con questo limite anche fisico di non potersi spostare, non potersi incontrare. Per fortuna noi abbiamo una lunga esperienza di online, di internet, perché un isolamento l'abbiamo vissuto già prima della pandemia, cioè la situazione familiare era già una condizione di isolamento, e quindi ci ha dato delle risorse già prima. Noi già abbiamo, nel 2011, prima che esistesse Comip, io ho già fondato un gruppo online di automutuo aiuto su Facebook per i figli. Che è il gruppo tra l'altro che utilizza anche Chiara e che ha trovato di grande aiuto, mi raccontava nella rubrica su chi, proprio perché si è sentita appoggiata e ha potuto confrontarsi. Sì, esatto. Quindi diciamo in qualche modo noi abbiamo già ovviato delle problematiche geografiche attraverso internet. Quindi abbiamo questo gruppo che è ancora attivo e che gestiamo insieme ad altre 4 amministratrici bravissime, che vorrei ringraziare di cuore perché veramente fanno un lavoro enorme, dietro le quinte spesso, che non si vede, ma è un lavoro Certo. preziosissimo. E una
un'altra cosa che volevamo fare, io ho scritto una mini guida che si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, non è in vendita perché noi abbiamo deciso di renderlo un libro che fosse, diciamo, una pubblicazione di editoria sociale. Il marchio è quello del Centro Servizi Volontariato di Terni e l'idea era quella di distribuirlo tramite donazioni che aiutano la nostra associazione, ma in questo momento per un ragazzo o anche un adulto che ha una situazione familiare problematica, anche una donazione è un problema perché economicamente siamo anche spesso svantaggiati. Quindi il nostro desiderio è, grazie alla generosità di tantissime persone che in questi mesi ci hanno sostenuto, noi possiamo spedire a casa gratuitamente un libro che è una mini guida alla sopravvivenza per figli che hanno una mamma o un papà con un problema di salute mentale. È un gesto simbolico anche, perché ricevere un pacchetto per te, quando in un momento in cui senti che nessuno pensa a te, nessuno considera quello che stai vivendo, è come provare a dare una carezza virtuale, diciamo, con un gesto Certo. simbolico. E l'oggetto concreto, che è proprio un oggetto che puoi toccare, tenere accanto a te, e quindi lo stiamo spedendo. L'iniziativa si chiama Comip per Covid e trovano tutti i riferimenti sulla pagina Facebook Comip Ecco, Figli di infatti, Volontari sto leggendo Sperimentali. tra l'altro una ragazza che ci scrive: grazie per questa diretta che dà voce alle famiglie, in particolar modo ai figli di persone affette da malattia psichiatrica, tra corpo e psiche, questa persona e che ringraziamo. E ti dico, effettivamente è molto importante quello che stai dicendo. Quindi il modo per avere questo libro è semplicemente scrivere a Comip e mandare il proprio indirizzo e riceverlo. Sì, l'importante è che nell'oggetto dell'email scrivano Comip per Covid, così noi sappiamo che sono le richieste Ok. di diciamo, per questa iniziativa qui. E Perfetto. le spediamo ovviamente senza sistema, diciamo, raccomandato per evitare i contatti Certo. con l'ufficio postale, le spediamo nella cassetta delle lettere. Perfetto. E ci stanno arrivando richieste anche dalla Sicilia, dalla Sardegna, dal sud, che comunque sono zone in cui abbiamo faticato anche ad andare fisicamente in passato a fare degli eventi, perché ci sono meno risorse economiche, meno anche richieste, e quindi noi abbiamo fatto anche un crowdfunding, un finanziamento dal basso, per poter avere i fondi per spostarci poi noi, e speriamo di poterlo fare quando finirà questa emergenza Infatti, pandemica. tra poco tra Corpo e Psiche ci chiede come fare per ricevere la mini guida, basta mandare una mail a Comip con l'oggetto Comip per Covid-19, così Esatto, almeno poi. faccio Dimmi, dimmi. preciso una cosa. Allora, chi, diciamo, non ha possibilità economiche può averla, diciamo, a spese dell'associazione grazie a chi ha donato. Chi ha la possibilità di fare la donazione, invece il punto di riferimento è buonacausa.org. Cercando il nome della mini guida, quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, possono richiederla facendo la donazione. Così chi può donare è come se lasciasse un libro sospeso per qualcun altro che non ha la possibilità economica. Guarda, c'è ad esempio Maria Chiara che ci scrive: ciao, sono Maria Chiara e so di cosa state parlando. Mio padre è con problemi mentali, la situazione è complicata anche dal fatto che mio fratello è in carrozzina e anche dei miei problemi. Quindi cosa vuoi dire a Maria Chiara, per esempio? Allora, vorrei dire, intanto, beh, non so, al momento non so se è già iscritta al gruppo, se ha voglia, ecco, perché per alcuni è bello parlarne, per altri no, quindi ognuno deve sentire Gli quello altri si chiudono in se che stessi, dice. vero? Io magari a volte altri preferiscono altri modi per affrontare la cosa. Se invece sente il bisogno, la voglia di condividere con qualcuno, può scrivere alla pagina di Comip, alla pagina Facebook di Comip, e le diamo le istruzioni per iscriversi al nostro gruppo dove può confrontarsi. E a livello pratico, noi come associazione, una cosa importante ci tengo a dire, una delle nostre più grandi fatiche, tra virgolette, è quella dell'advocacy, perché istituirci in associazione? Per avere un peso politico, e peso politico non soltanto istituzionale, ma anche come società civile, perché sono anche diritti umani, un caregiver. Faccio Certo. presente una cosa: non tutti i figli sono caregiver, questo è importante, ma tutti hanno bisogno di supporto. Chi è caregiver, cioè chi si prende cura e sceglie di farlo o non sceglie, perché non sempre lo scegli, paga un prezzo altissimo, specialmente se è minorenne, perché c'è Certo. tutta una serie di ripercussioni sullo studio, su tanti ambiti, anche quello lavorativo, che sono fortissimi, cioè il peso del welfare che manca cade su dei minori e su dei giovani adulti in formazione che devono costruirsi una vita. Certo.
E noi con Eurocarers, che è una federazione europea che rappresenta i familiari caregiver, stiamo da anni lavorando per creare proprio delle politiche europee di supporto ai giovani caregiver, perché è una vera e propria ingiustizia sociale, perché spesso i caregiver non sanno di esserlo, i giovani caregiver, tanti ragazzi non sanno di farlo, specialmente se è un genitore con disturbo psichiatrico, perché non è un tradizionale che tu fai, specialmente se il genitore non ha consapevolezza di stare male. In quel caso tu non ti senti che stai curando qualcuno, stai semplicemente tamponando degli effetti imprevedibili e quello rientra nel caregiving, ma non è un caregiving tradizionale nel senso comune, per cui tu ricevi anche gratitudine, tu sei invisibile, hai un peso troppo più grande della tua età e poi c'è il fatto che non sai con chi parlarne per lo stigma, Infatti. per il tabù. Ma infatti in Infatti. questo periodo, Stefania, immagino, insomma, ti sarai sentita o avrai ricevuto tante lettere. C'è una storia che ci vuoi raccontare che ti ha colpito particolarmente in questa emergenza Covid? Allora, storie sono tantissime, arrivano adesso soprattutto diciamo di persone più grandi, quindi dai 25 ai 30, 35, e sono storie in cui a volte si intreccia persino il Covid. Sono figli che si sono trovati ad avere la doppia situazione di avere un genitore in stato diciamo psicotico, maniacale, con necessità di un ricovero e contemporaneamente con l'infezione da Covid-19, in alcuni casi con esito anche negativo, per cui la persona non ce l'ha fatta. E in questo caso vivi un lutto doppio, nel senso che quando un genitore sta molto male e la malattia non è stabilizzata dalle cure, perché le cure non sono costanti oppure non sono mai avvenute perché il genitore non è consapevole di malattia e quindi non si fa curare, tu vivi un doppio lutto perché hai un genitore che non riconosci più da tanto tempo e quindi un lutto che vivi da solo senza una rielaborazione perché la persona è ancora in vita e poi si aggiunge il lutto poi effettivo per cui vivi questo doppio binario quasi di dispiacere ma anche liberazione, è qualcosa che veramente ti può portare ad avere difficoltà a essere capito dagli altri, Anche no? perché immagino sì che avere un genitore con una forma psicotica grave che magari contrae il Covid è anche difficile magari fargli accettare di dover andare in ospedale, tra l'altro da solo, senza neanche la presenza di un familiare che lo possa in qualche modo aiutare. Esatto, è molto complicato. Infatti, poi una cosa che teniamo a fare come associazione è anche quella di raccontare tutte le varie sfaccettature dell'essere figlio di genitore con disturbo mentale, perché infatti ti ringrazio tantissimo per la tua sensibilità e l'empatia, perché è raro, mi sono confrontata in questi 2 anni con tanti giornalisti, insomma con il mondo della televisione. Ovviamente ci sono dei codici che purtroppo al momento sono da seguire, però difficilmente ho trovato questa apertura mentale così sensibile. Ti ringrazio per questo. Guarda, io credo che la verità è che conoscendo il dolore da vicino, perché comunque io ho la sclerosi multipla e il dolore lo conosco molto da vicino e ho avuto un papà molto malato, non di queste patologie, di un tumore, però comunque so cosa significa accudire un proprio genitore. Credo di sentirmi naturalmente in empatia spontanea con tutti voi e quando ricevo delle lettere, ricevo delle storie particolari, mi piace entrarci proprio dentro, non solamente rispondere alla lettera, ma molto spesso mi sono trovata a parlare al telefono con la persona che mi ha scritto, oppure indagare, cercare di aiutarla, metterla in contatto con un medico se me lo chiedeva, o come nel tuo caso parlare con l'associazione e capire come poter aiutare questa associazione. Ecco, a proposito di come poter aiutare Comip, come possiamo noi aiutare questa associazione? Allora, ci sono tantissimi strumenti. Una delle difficoltà che ho avuto, intanto per riallacciarmi al discorso di prima, è che non esiste un'unica storia di figli. Ci sono figli che nonostante tutto hanno una famiglia amorevole, no? Perché il genitore ha trovato delle cure, ha avuto la fortuna di avere quel momento di insight, lo chiamano, quando tu hai consapevolezza di quello che ti accade, incontri il percorso giusto e stai meglio. E quindi in questo caso i figli hanno un'esperienza positiva. Ci sono situazioni in cui invece purtroppo l'esito positivo non arriva perché il percorso della malattia del genitore è
drammatico e non si riesce mai ad arrivare, diciamo, a una situazione di stabilità. Ci sono situazioni in cui il genitore già era malato quando tu sei nato e quindi non hai mai conosciuto il genitore senza la malattia, e ci sono tipologie di malattie diverse, quindi una depressione può essere diversa da un disturbo bipolare e da altri tipi di disturbo. Quindi una preghiera che io faccio, sia a chi ci segue ma anche a chi racconta le nostre storie, è di non cadere nella trappola della storia unica. Per quello infatti apprezzavo molto il tuo approccio, molto aperto e molto ascoltatrice attenta, perché si tende spesso a narrare le storie di fine in maniera solo negativa. E noi già ci viviamo immersi a volte in situazioni negative, abbiamo bisogno non della pillola che migliora la situazione, ma di vedere la luce. E uno dei nostri obiettivi infatti è tendere una mano, e la mini guida fa un po' questo, accompagna a vedere i lati positivi ma anche quelli negativi, e soprattutto a raccontare che con la prevenzione le storie che hanno esito positivo possono aumentare. Quindi è un modo per creare una cultura della salute mentale. Quindi il primo appello è questo, di aprire la mente, non aver timore a parlare di emozioni anche negative, di salute mentale. Per tutti, perché un genitore non è detto che sia nato già con la malattia, a volte anche i percorsi della vita influiscono. Quindi se noi fin da bambini, anche nelle scuole, noi cerchiamo di andare, siamo stati in contatto con delle È scuole. molto utile nelle scuole, credo sia molto importante. Perché tanti segnali si potevano magari con il segno di poi riconoscere Sì, e intervenire certo. prima, e tante situazioni si potevano evitare, per cui noi facciamo molto questo lavoro qui anche, no? Lavoriamo anche su questo livello. E un Certo. altro appello è quello di condividere le notizie e le iniziative sui social, perché anche se non ci riguardano personalmente, anche una condivisione magari può arrivare a qualcuno che in quel momento sta in difficoltà e tramite la bacheca di un contatto la vede. Purtroppo sul tema dei figli ho visto una reticenza a condividere, perché è un argomento ancora un po' tabù, un po' scomodo, si teme che qualcuno pensi, se io lo condivido, penseranno che anche io ho un problema. Ma infatti ti dico che questa è stata la prima lettera che ho ricevuto su questo tema. Devo dire che c'è molta omertà nel parlare ancora di queste cose, quindi ci sono molte persone, magari molti figli, che se ne vergognano. Allora, diciamo, il problema è più che omertà, io parlerei del fatto che mentre ci sono delle problematiche che se ne può parlare senza che la persona paghi delle conseguenze, ad esempio se io dico che ho un problema di un certo tipo, non è detto che abbia delle ripercussioni sul lavoro. Ahimè, la salute mentale ti può portare anche ad avere problemi lavorativi, cioè se tu dici o si viene a sapere che tu hai un disturbo psichiatrico, potresti avere problemi di lavoro, problemi se magari hai un genitore anziano che vive solo, ha un disturbo mentale, qualcuno potrebbe approfittarsi di lui o di lei. Quindi non è solo omertà, a volte è proprio infatti mi è capitato anche in TV, mi hanno chiesto, vieni a parlare di te, della tua storia, di quando eri bambina, dei tuoi genitori. No, non lo faccio, ma non perché non ho il coraggio di farlo, non lo faccio perché possiamo trovare un altro modo di raccontare che non metta in difficoltà la famiglia. Possiamo trovare modi diversi per raccontarlo. Cioè, la difficoltà io l'ho vista proprio anche nella società civile. Cioè, la società civile spesso condivide contenuti, magari battaglie che riguardano i diritti LGBT, quindi Questo però è l'omosessualità. importante anche Questo raccontarlo, tema perché qui non. poi io ti dico, nel mio caso, parlo della rubrica su chi un sorriso nel dolore, è importante proprio sentire la viva testimonianza della persona. Ed è stata così, ha colpito così tanto la storia di Chiara, che poi sono arrivate altre lettere di figli con disturbi, di genitori con disturbi mentali. E anche stasera, mentre noi parliamo, ci sono molte persone che ci stanno scrivendo. Io fatico nel rapporto con mio padre, racconta una ragazza, o un'altra ragazza è diventata psicologa, proprio ha trasformato il dolore in grinta, ha detto. E un'altra ancora dice che ci vogliono più nelle scuole, anche per gli insegnanti. Esatto, infatti noi abbiamo fatto un evento il 20 novembre scorso al Nuovo Cinema Aquila di Roma, abbiamo proiettato un film bellissimo che si chiama Un giorno all'improvviso di un regista bravissimo che si chiama Ciro D'Emilio, e il protagonista è proprio un ragazzo, un adolescente che ha una madre con disturbi psichiatrici, e l'abbiamo proiettato per sei istituti scolastici di Roma e provincia con gli insegnanti, abbiamo distribuito anche un kit informativo che conteneva la mini guida, l'abbiamo donata agli insegnanti, e l'obiettivo quest'anno, se la pandemia non ci avesse fermato, era quello di fare altri incontri nelle scuole, perché il punto è
è importante per creare un cambiamento non esporre una persona sola che già vive una fragilità, ma essere tutti insieme a sorreggere, quindi come collettività, perché io non posso chiedere a una persona che già si vergogna della sua situazione, che potrebbe pagare delle conseguenze, di esporsi, in televisione parliamo, perché... Certo. In forma scritta io posso usare il nome di battesimo, il nome infatti, di fantasia, in televisione noi teniamo no. sempre all'anonimato, infatti sì. Il problema della televisione è questo, quindi adesso che la pandemia ha costretto anche la televisione a cambiare i codici comunicativi, perché adesso vediamo, adesso io è un momento preziosissimo per trovare altri modi per raccontare anche le storie dei figli, perché io penso anche a un ragazzo di 17 anni, anche se non può andare in TV a dire mio padre ha questo disturbo, ha diritto che si parli del problema. Certo. E proporre delle soluzioni. Quindi un altro appello è quello di trovare un modo anche breve di raccontare che esiste questa iniziativa, di far capire che se c'è un problema noi siamo a disposizione e c'è questa mini guida che può arrivare a casa, farlo sapere, e chi non lo sa non può accedere all'aiuto, solo questo. Guarda, Roby Coco per esempio ci scrive: come possiamo capire per aiutare i nostri alunni? Cosa possiamo fare per aiutare i nostri alunni? Ci chiede. Ecco, questa è una domanda molto, molto delicata, perché giustamente un insegnante ha questo doppio ruolo, no? Che deve comprendere degli atteggiamenti dell'alunno, ma allo stesso tempo deve anche interfacciarsi con i familiari, c'è un ambito molto delicato. Quello che noi facciamo infatti è dare la possibilità alle scuole, infatti un'altra cosa che stavamo facendo era quella del progetto quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, cioè di far arrivare una mini guida in tutte le biblioteche, le scuole, i centri di salute mentale, consultori d'Italia. Quindi io avevo fatto un appello e che rinnovo per quando riapriranno le scuole a tutti gli insegnanti, se c'è una biblioteca scolastica, di farci la richiesta tramite l'istituto scolastico e noi spediamo una copia che va gratuitamente alla scuola e gli insegnanti la possono consultare, perché lì ci sono già delle indicazioni utili su cosa può provare un figlio e come poterlo sostenere. Certo. E una cosa importantissima è di non colpevolizzare il genitore, perché uno dei problemi del disturbo mentale è che spesso si viene colpevolizzati, come se cioè, un disturbo fisico fosse più giustificato, il disturbo mentale sia una questione di mancanza di volontà della persona, no? Spesso una persona depressa ha anche la difficoltà, no? nel dirlo agli altri, perché si sente magari dire reagisci, fa qualcosa, come se fosse, no, una situazione semplice di questione di forza di volontà, spesso no, non è così, quindi anche informare su come funzionano le malattie. Guarda, Maria Chiara Dami ci chiede come può in qualche modo interagire con qualcuno, parlare con qualcuno. L'abbiamo detto, Maria Chiara, puoi assolutamente andare nella pagina Facebook di Comip, puoi andare sul sito di Comip, puoi relazionarti con loro e magari entrare anche nel gruppo di auto mutuo aiuto online dove poterti confrontare. Quindi c'è sicuramente modo di potersi confrontare tra persone che hanno lo stesso problema. So che avete anche un paio di petizioni che state portando avanti online. Sì, allora noi abbiamo aderito a due petizioni che hanno lanciato delle organizzazioni a cui siamo vicine. Allora, la prima è Agevolando, che è un'associazione che si occupa dei ragazzi fuori famiglia, perché non tutti i figli genitori con disturbo mentale vanno in comunità, ma alcuni sì. Quindi noi ci sentiamo molto vicini anche a loro. E loro, insieme ad altre realtà come CISMAI, SOS Villaggio Bambini, hanno promosso una petizione a cui noi abbiamo aderito, change.org, per il decreto bambini, che è arrivata a quasi 5.000 firme, perché al momento attuale manca un decreto che si occupi di bambini in questo momento di emergenza, quindi si sta lavorando per parlare con i ministri, con il ministro, il premier Conte, per far sì che anche i bambini e gli adolescenti siano considerati in questo momento di crisi. Certo. Un altro importante, che invito tutti a sottoscrivere, sia come privati cittadini che come associazioni o realtà, che è quello per la tutela della salute mentale. È un appello che trovate sul sito conferenzasalutementale.it e per aderire trovate l'indirizzo email a cui scrivere e verrete inseriti come sottoscrittore di questo appello, perché questi due appelli sono molto importanti. Uno si occupa dei minori e l'altro degli adulti con problemi di salute mentale, che sono genitori, quindi se noi non possiamo pensare di tutelare i bambini se non lavoriamo anche per un diritto alla salute anche dei genitori, perché ogni bambino vuole che il genitore stia bene e questo deve accadere anche con un disturbo mentale. E quindi queste sono le due cose che possono fare tutti. Benissimo.
Poi, insomma, io credo che ci sia anche una possibilità di fare una donazione nel caso uno volesse, c'è un conto corrente. Allora sì, sul nostro sito www.comip-italia.org c'è una sezione che si chiama Sostienici e lì ci sono tutti gli estremi. E poi noi abbiamo creato anche dei piccoli oggetti che possono essere richiesti. Uno ci teniamo tantissimo, che è un braccialetto dove c'è scritto End the stigma, cioè basta con lo stigma, perché una delle cose che vogliamo abbattere è questo stigma sulla salute mentale. Il benessere è fatto di tutto, salute mentale, fisica. Deve essere vista una cosa bella occuparsi della nostra salute e quindi noi Assolutamente. lo promuoviamo tanto. Abbiamo fatto anche una shopper, ci sono tante piccole cose e il libro naturalmente Uno può se acquistare un oggetto o semplicemente fare una donazione. Mi sì, sembra comunque che esatto, il modo per entrare in contatto con Comip, l'abbiamo detto. Io ti ringrazio tantissimo sì. Da perché te. secondo me questa chiacchierata può essere utile anche a chi, come alcuni nostri amici che ci stanno seguendo nella diretta Instagram, proprio si trova a combattere con questo grosso problema. Chi volesse scrivere a me per la rubrica, raccontando magari la propria storia di figlio, di genitore con disturbo mentale, può scrivere a chi, cara amica, chiocciolamondadori.it oppure alla mia mail info@antonellaferrari.it. Potete scrivere, vi ricordo di acquistare chi tutte le settimane in edicola, da mercoledì, giovedì, dipende da in che zona d'Italia siete. Domani dovrebbe esserci in edicola il prossimo numero di chi con altre storie. Noi nelle prossime settimane, nei prossimi incontri, adesso tra giovedì e venerdì faremo un'altra diretta e sicuramente parleremo di altre tematiche affrontate proprio nella rubrica. Io sono molto contenta, Stefania, di averti ospitata, di aver ascoltato quello che ci hai raccontato e di sapere che ci siete voi, che potete dare un aiuto alle persone che si sentono sole, abbandonate o che magari hanno paura e non sanno come affrontare soprattutto questo momento di emergenza Covid-19. Per cui sapete che Comip esiste, sapete che potete trovarla sia su Facebook, sia nel sito, sia su Instagram. Mi raccomando, seguite Comip, seguite Stefania e seguite anche chi, questo è fondamentale. Grazie di cuore, Stefania. Se vuoi Grazie dire un'ultima cosa, abbiamo un ultimo saluto e poi ci salutiamo. Sì, volevo ringraziare tutti i membri del gruppo Facebook di Automuto Aiuto Online, figli di genitori con disturbo mentale, perché siamo tutti insieme che ci aiutiamo gli uni con gli altri. E quindi questo è Ottimo. meraviglioso e grazie anche alle amministratrici che ci aiutano, a Carlo Miccio e a Gaia Cusini, che sono cofondatori con me di Comip. Ottimo. E a tutti quelli che ci stanno sostenendo, il CESVOL di Terni, insomma, tante sono le persone da ringraziare e questo è bello perché non ti senti solo nel costruire il cambiamento. Hai Grazie ragione, non ti senti solo nel costruire il cambiamento, mi sembra un finale perfetto, una chiusa perfetta per questa diretta. Io ringrazio Stefania, ringrazio di cuore tutti voi per averci seguito. Vi aspetto nella prossima diretta Instagram e mi raccomando, comprate chi e leggete la rubrica Un sorriso nel dolore. Ciao a tutti. a te. Ciao, grazie a te. Ciao.